Buon pomeriggio a tutti, eccoci in diretta con la nostra riunione di redazione. Saluto Gianluca Rossi, ciao Ciao, Gianluca. buon pomeriggio a Un tutti. saluto anche a Stefano Donati, ciao Ciao, buon Stefano. pomeriggio. Claudio Garrioni, Ciao, ben ritrovati. il nostro direttore, Fabio Ravezzani, ciao Fabio. Ciao, buongiorno a tutti, grazie. Tanto mercato oggi e io partirei proprio da una notizia che riguarda il Milan, una notizia che non è poi così nuova, però parlo di Leao, perché già tempo Sì. fa c'erano state voci di mercato che lo vedevano protagonista. Oggi la Gazzetta apre con un'offerta da 120 milioni per Leao, questa volta è un'offerta non, che non arriva dalla Francia ma dalla Spagna, perché si parla di Paris Saint-Germain, sfuma Mbappé e Si arriva parla Leao? di Real Madrid, credo. Sì. Ok, sì. E quindi il Real, che dopo aver perso Mbappé, va a cercare il nuovo Mbappé. Sembra questa un po' la Ma no, sintesi ma scusa, ma a dell'operazione. sinistra c'è Vinicius. Non riesco a Ma stava. capire da questa cosa, con tutta Neanch'io, buona volontà. Cosa... però è vero che loro stavano prendendo Mbappé. Cioè, questo è un Però dato di. Mbappé non è proprio un esterno sinistro. Beh, perché parte più o meno Cioè, da quella Leao fuori dalla posizione. fascia sinistra, hai visto ogni tanto, ho provato a metterlo a destra e poi Pioli ha detto: no, no, ho capito, lascia stare che poi ha fatto un gol anche da destra. Ma. Buh, No, no, mi sembra molto strano. anch'io vedo Vinicius, però è lo Vabbè, ma stesso lì pur di ragionamento giocare che. nel Real abbiamo visto che poi tutti, no, vanno dove Si resta adattano. Poi Fabio, sai un buco. che c'è Carlo Ancelotti che è bravo a farli giocare tutti, anche nel Milan con Rivaldo, Rui Costa, Seedorf, Pirlo, giocavano tutti. No, al di là delle battute, come posizione in campo, chiaramente quella di Vinicius, e Vinicius è molto forte, ovviamente non deve essere E non sostituito quanto da Leao. Leao, eh. Non deve essere sostituito da Leao. Però che io credo che al di là dell'offerta concreta o meno del Real Madrid, credo che il dato di fatto sia l'interesse, ce l'ha raccontato anche il nostro Nicolò Schira, l'interesse internazionale nei confronti di Leao, che è un giocatore che ha un appeal internazionale. Su questo siamo tutti d'accordo, nel senso che credo che sia un dato di fatto, ecco. Fabio, però vale davvero 120 milioni? Nel senso, questa è l'offerta a cui fa riferimento la Gazzetta dello Sport, questa offerta che arriva dalla Spagna, voci che arrivano dalla Spagna. Per me, in questo momento, ok, ottima stagione, il Milan ha vinto lo scudetto e tutto il resto, 120 milioni sono una Ma, follia pa ma per paghi il Leao. prospetto? Se te li offrono veramente, Paghi lo il impacchetti e lo prospetto? accompagni lì. Ma a me sembra che la Gazzetta abbia un'interessenza su Leao, cioè una settimana fa 100 milioni, adesso 120 voci dalla Spagna. Ma cosa sono le voci dalla Spagna? Cioè, poi magari accadrà, però mi sembra improbabile che un giocatore, allora, che è stato nella parte finale determinante, che fino a marzo è stato uno dei protagonisti tra qualche basso e qualche alto della stagione del Milan, ma non è che dicevi c'è Leao e il Milan è Leao, no? Poi diciamo che ha fatto molto bene i mesi di aprile e maggio. Se tu vai a vedere proprio anche Sì. come marcature, no? Lui è uno che ha avuto anche il merito di infortunarsi poco, però alla fine si è risvegliato nelle ultime quattro partite di campionato. Ecco, mi sembra un po' esagerato, non è titolare ancora nel Portogallo, non era titolare nell'Under 21. Io sono dell'opinione che al Milan, se offrono 70 milioni di euro, lo venderei e comprerei un centravanti importante e un esterno bravo e farei una squadra più forte. Non dipenderei un po' anche dalla svogliatezza di Leao, che in certi momenti un po' si assenta dalla partita. Se gli danno 120 col fiocco. Mi sembra solo strano questo, cioè che al Real Madrid, che ha Vinicius, prenda uno che gioca solo a sinistra per fare il vice di Vinicius a 120 milioni di euro. Perché sarà anche bravo Ancelotti, ma Leao è un esterno sinistro. Claudio, poi sento anche Ma Gianluca. allora, anch'io penso che oggi sia difficile ipotizzare una valutazione del genere per il giocatore, anche se io non mi toglierò mai dalla testa quando il Barcellona ha comprato Coutinho per 150 milioni, che a mio avviso era una follia, e quindi scottato da quell'esperienza. Era pre-Covid, occhio. Beh, però non mi sembra che i prezzi siano così abbassati. Ma Abbiamo appena era un visto. altro mondo, secondo me, però.
Vabbè, ma Lukaku l'anno scorso il Chelsea l'ha comprato a 120 sì, milioni. Capito, ma guarda adesso quello che offre cioè, Paris Saint-Germain a Mbappé. Coutinho non era, si pagava 150 milioni per uno che non era neanche titolare. Adesso Olanda aveva una clausola. Appunto, un dico. Sì, ma era una... Adesso va bene, tu poi per carità all'estero. Quanto è stato pagato Grealish dal City 120. Quest'estate? Cioè, siamo comunque. Capito, c'è stato quel periodo in cui si diceva non si può spendere, adesso mi sa che siamo di nuovo titolare, nel Grealish. Periodo delle cifre folli. Cioè, Coutinho all'epoca non era, era famoso Coutinho col grembiule, la cartella. Ma titolare 120 milioni su una follia. Bella, boh, non lo so, ragazzi. Grealish. Però. Quando vinci lo scudetto è normale che no, parte subito, mi ricordo io l'anno scorso, poi che valga quanto Lukaku mi sembra francamente esagerato. Ma oh, però le ha un contratto in scadenza nel 2024, dopo la partita col Sassuolo sul suo futuro ha detto non so, vediamo, sto bene al Milan, ma quel ragazzi, non so, vediamo, beh, no, deve, se deve... non riesci a rinnovargli il contratto ti offrono anche, non dico 120 ma 60 milioni. Ci speriamo si faccia fuori presto, perché se partiamo il 24 già così, no, 60 no, dai. Cioè, io scommetterei sul giocatore. Capisco quello che dice Fabio, però le potenzialità ci sono. È sempre migliorato in questi anni, e parecchio. Cioè, da quando è arrivato, Leao è sempre andato in crescendo. Quest'anno ha anche trascinato la squadra, è vero, tra alti e bassi. Allora, lo massimo. Snodo di Leao, alla fine, per un attaccante, lo snodo cosa sarà? Il numero di gol che può fare in un anno. Che può cambiare la dimensione del giocatore, no? Cioè, se lui diventa un giocatore da 18, 20, 22 gol all'anno, allora diventa il giocatore di quella caratura là, no? Sì. Se resta un giocatore da 10 gol all'anno, no, ma perché bravo, oggi ma... cioè, è 120 per dire Leao e 70 Lautaro più o meno? Non lo so, no, però secondo capire. Me sono giocatori diversi, cioè non fanno lo sì, stesso capito, ruolo. Ma 120 milioni li hai dati a Lukaku, che è uno che faceva 30-40 gol. Ma Leao ti accende la fantasia, un giocatore... Oh, ma vendetelo, che ne so io, cioè. Cioè mi danno 120. Lautaro è un attaccante. Io sono d'accordo Leao con Fabio, io lo do anche per 50. Un esterno fantasista. No, ma coi tempi che corrono io non darei niente, perché sennò non si capisce. Però se riescono a scatenare da noi un'asta su Bastoni, un'asta su Dumfries, come sembra... Insomma, siccome ieri non ho sentito proprio da Zhang un testamento, se devo essere sincero, non è che abbia sentito il testamento, no? Intanto, quindi... scusatemi, vi fermo perché c'è un comunicato ufficiale che riguarda Zlatan Ibrahimovic. Adesso ve lo faccio vedere subito, anzi ve lo leggo al momento e poi ve lo faccio vedere anche dal PC. L'attaccante svedese è stato operato oggi a Lione. Il Milan comunica che nella giornata odierna Ibrahimovic è stato operato al ginocchio. Avanti. Sinistro, l'artroscopia era programmata da tempo per risolvere definitivamente l'instabilità dell'articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore con rinforzo laterale e riparazione meniscale. L'intervento è perfettamente riuscito e la prognosi è stimata in 7-8 mesi. Questo è il comunicato ufficiale del Milan, quindi si è operato oggi. È pazzesco perché fino a ieri avevamo detto se si opera vuol dire che continua. Beh, certo. Però 8 mesi fuori, cioè, parliamo c'è... di gennaio. Ma c'è il mondiale. Cioè, rientra bello, sì, bello. Una gran parte di stagione l'hai già giocata. Quando rientra Chiesa. Scusate, ma se no non si sarebbe operato. Luglio, agosto, settembre, io ottobre, non so niente, ma se uno corre ad operarsi il giorno dopo aver lanciato i cori educatissimi, eccetera, e aver vinto il campionato, corre a operarsi. Vuol cioè, dire che vuol continuare. Io penso che voglia giocare ancora, no, se no sicuro, non è a Lione l'operazione la programmi anche tra 10, 15, 20 giorni, cioè siccome mi pare che sia un intervento che non cammina Ibra. Vuol giocare ancora, il Milan gli rinnoverà il contratto da infortunato. Da gennaio, fai gennaio-giugno, e fa magari 6 mesi. 6 giugno, sì, magari gli fanno un contratto un di semestrale, sei mesi. Uno, stegi, sta, uno da sta, stegista. Ci sta, si opera. Frequenta gennaio. 2 milioni, Fabio, sì? Fai 6 mesi, gli fai un annuale a 2 milioni sapendo che comincerà a giocare. Sì, sì. Gennaio, no, non è che gli fai un semestrale. Uno stagionale. Però per quello che abbiamo visto anche nel discorso che abbiamo fatto vedere lunedì, secondo me è ancora importante per lo spogliatoio. Quindi se resta 2 milioni di euro,
farà 3-4 partite l'anno prossimo. Non mi suona molto sta cosa che uno resta, però può essere. Nel senso, devi comunque... Ok, allora Origi mi dicono che è fatta al 95%, quindi... No, Origi verrà a fare le visite mediche settimana prossima. Quindi però... hai Origi, hai Giroud, eventualmente Rebic che ti può fare la punta centrale, devi ragionare su una quarta punta o decidi per di la prima prendere parte di campionato, però. Belotti. No, o decidi di prendere un altro attaccante, oppure punti forte su Origi, che è il tuo è giovane, giocava in Premier League, giocava nel Liverpool, giocava poco. Fai fare mezza stagione a Giroud, al di là di Origi, puoi pensare di far fare mezza stagione a Giroud e poi quando rientra lui bello è spolvero. C'è 42, c'è 42. Però partì già, andato a operarsi. In questo no, modo... Se uno va a operarsi... Però, scusate un attimo, però 7-8 mesi intende... Dopo entra e gioca o 7-8 mesi poi sappiamo, chissà come torna? Secondo me c'è la solita differenza tra tornare, tra rientrare e ritornare, che è un modo di... Vabbè, ho capito, che mese è questo? Giusto? No, ma tu, però in questo modo tu hai, non hai Ibrahimovic, ma ce l'hai come mental coach. A febbraio arriva. Ce l'hai nello spogliatoio, ce l'hai coach, ancora... 7 mesi fai il mental coach, esatto, gli altri 4 fai il giocatore. Che problema c'è? 4 milioni... Voglio sentire anche Fabio, come si organizzerà il Milan secondo te, anche alla luce, non anche alla luce proprio di questo intervento di Ibra? Ma sai, se dobbiamo fare un discorso serio, sereno, equilibrato, è la fine della carriera di Ibra, perché adesso non, nessuno può immaginare che lui, che a gennaio del 2023 avrà quanto, 42 anni? 41 appena fatti, li fa ottobre lui. Ecco. Dopo essere stato fermo 6-7 mesi, possa tornare a gennaio e giocare alla grande. Però Fabio, se ti operi, perché comunque un altro anno lo vuoi fare, altrimenti fai il comunicato di addio e basta. Dico questo, Federica, appunto, non possiamo immaginare che lui sia così tonto da dire mi metto a posto il ginocchio e ritorno alla grande, come se avesse, come fosse Chiesa, no? Sì. Quindi evidentemente certo, è un modo suo per spostare un po' più in là il giorno del ritiro, per continuare a considerarsi un calciatore e per vedere a gennaio cosa riesce a fare. Sì. Quindi certo, a quel punto lì a me sembra anche una buona opportunità per il Milan, perché rimane l'ombrello di Ibra nello spogliatoio, che diventa una specie di vice Pioli, motiverà la squadra. Poi magari a febbraio, gennaio-febbraio, fa mezz'ora in Coppa Italia, vede che riesce a reggere, poi magari fa un'altra mezz'ora, insomma, fa qualcosina e poi vede che cosa succede ad aprile-maggio, se è in grado ancora di reggersi in piedi oppure se anche quest'ultimo tentativo è andato vuoto. Cioè, di fatto, nella pratica, sì, è una fine, una piccola eutanasia, no? Che viene fatta un po' per volta per chiudere senza troppo dolore la sua carriera. Mi sembra questa quello che interessa al Milan, è quanto risparmio, anziché spendere 7 milioni all'anno ne spendo 1,5-2 e quei 5 milioni li posso destinare magari a tentare di trattenere Leao, cosa che per me sarebbe sbagliata, o comunque a comprare qualcun altro. Stefano? Sì, perché in attacco a questo punto, fatta Origi, hai ancora Giroud. Secondo me puoi spostare Rebic. Beh, sarà interessante adesso capire l'intenzione del Milan, perché ci avevano detto se dovesse ritirarsi Ibrahimovic potrebbe arrivare anche un altro attaccante oltre a Origi. Questo è un mezzo ritiro. Da campione d'Italia, Stefano, quindi... puoi iniziare sapendo che comunque il modulo di base è sempre il 4-2-3-1, poi iniziare con su un giocatore che fondamentalmente non conosce la nostra Serie A, un giocatore come Giroud che comunque ha i suoi anni, anche lui quest'anno ha avuto i suoi problemi a livello fisico, e Rebic che quest'anno ha giocato al 40% delle partite. League. Hai la coperta però già cortissima in partenza, così. Sì, è vero, è una valutazione tutti che va i soldi, scusate, ma scusa, se tieni Rebic come terza opzione, ma non va bene. Rebic quest'anno è stato quello che è stato. Spesso non l'hai avuto praticamente mai. Scusate, mi sono perso qualcosa perché ogni tanto mi addormento, è l'età. Ma non c'è la cessione imminente di due diligence già fatta, adesso arriva al fondo quello che spende di più? No, il fondo che arriva è un fondo di meno. Che, andrà, che spende di meno. Andrà avanti con questa politica. Ma non gli arabi questo, non ho capito. Sono più arabi. Vabbè, fare... Non faccio, capisco, mi sono l'ultima settimana mi hanno spiegato. No, Donato, però... poi se ti vuoi rimangiare tutto,
mi hanno detto che era un fondo, che era un fondo magari meno grande, ma da quanto si era capito coi conti in ordine, in grado di intervenire meglio. Questo io. Investcorp, che è il fondo arabo a cui tu fai riferimento. Andati, esatto. Io sto parlando di Redbird. Redbird l'abbiamo raccontato anche con Fabio benissimo in tutti questi giorni e lunedì sera. Abbiamo visto anche quello che ha fatto col Tolosa. È un fondo che, secondo me, da quello che abbiamo raccolto, seguirà la traiettoria di Elliott. Quindi però non è che spendi 200 milioni sul mercato. Io avevo capito che invece era un fondo comunque più partecipativo, che già fa sport, così mi era stato detto da certuni, però comunque se vendi Leao qualche pezzo scudetto qualche pezzo scudetto lo vendi, ma perché devi vendere allora, cioè sì, adesso il tema forte e bello secondo me è vendi Leao e prendi un grande attaccante visto che non hai Ibra e hai solo Origi e Giroud, oppure tieni Leao e tieni Origi e Giroud come centravanti. Io terrei Origi e Giroud e Leao, perché comunque funziona. Ma io ti dico la verità, io venderei anche Leao ma terrei attacco Origi e Giroud. Però allora devi comprerei un 10, comprerei due esterni sai forti. Cosa? Nella testa di Pioli, per come sono andate anche le ultime partite, c'è l'intenzione di partire l'anno prossimo con un giocatore, faccio un nome perché è veramente una pista calda, Renato Sanchez, che può sostituire Kessié, che quest'anno nelle ultime partite ha giocato tanto, quindi, e poi ha giocato Krunic per dire, non giocherà più Brahim Diaz, secondo me il Milan non cercherà un 10 un po' frizzantino, a parte che l'ha preso già per dire Adli. Brahim Diaz, Adli è più una mezzala. Sì. Potrebbe giocare con una sorta di, poi i numeri vanno un po' a caso, mettiamoli come vogliamo, 4-3-3, quindi Leao da una parte, Origi, perché il grande obiettivo del Milan è prendere un forte esterno destro. Quindi io non prendo il trequartista, faccio giocare Renato Sanchez adatto al centrocampo, ma punto su un grande esterno destro. Mi devo fermare io ho delle obiezioni. Sì. Allora Fabio, faccio una cosa. Te le dico dopo. Infatti, mi fermo per la pubblicità e torniamo tra poco. Rieccoci in diretta, vado subito dal direttore, visto che abbiamo lasciato un discorso a metà. Fabio? Sì, ho delle obiezioni che muovo subito, e cioè, se noi analizziamo la stagione del Milan, in base a due partite, possiamo dire che Giroud è una garanzia, ma diciamo una balla, cioè Giroud ha fatto 11 gol, ma ha giocato mediamente molto male, poi ogni tanto l'ha buttata dentro, perché alla sua età riesce ancora a dare la zampata. Ma il Milan davanti con Giroud è sempre stata una squadra poco pericolosa. Qualcuno ha detto, ma Giroud e Ibra insieme hanno fatto i gol. Sì, ma Giroud adesso avrà un anno in più. Ibra è andato, perlomeno fino a gennaio, poi appunto vedremo che condizioni ha, all'età che ha, potrà giocare. E Giroud che è stato nel gioco, nella presenza, cioè tu Dzeko nell'Inter l'hai visto. Arriva Origi. C'era. Faceva delle cose, ha fatto dei gol. Giroud nel Milan spesso e volentieri lo toglievi nella disperazione generale. Avrà ulteriormente un anno in più, quindi Giroud non può che essere una riserva. Su questo bisogna convenire. A mio avviso è molto pericoloso partire quindi con un titolare che è Origi, perché magari sarà bravissimo e tanto di cappello, ma io... vedendo il Napoli con Osimhen, vedendo la Juve con Vlahovic, vedendo l'Inter con Lautaro, Fabio, ma sai che se togliamo i rigori Osimhen ha fatto meno gol che Leao. Prendine uno bravo lì davanti che non ti sbagli mai. Però Fabio, sai che se togliamo i rigori Osimhen, celebratissimo, 80 milioni, fortissimo, ha fatto meno gol di Leao. Però è stato anche 3 mesi fuori, sì. Capito? Però sto dicendo, tu devi misurare un attaccante, lo devi misurare da come regge il peso dell'attacco, da come trascina la squadra, da come un punto di riferimento, da come ogni pallone che prende lo difende, fa salire i compagni, conquista punizioni. Giroud l'abbiamo visto ogni tanto apparire a spot in area di rigore, poi ha fatto quei gol lì, ma secondo me se tu vuoi difendere il titolo di campione d'Italia e dici il mio centravanti titolare è Giroud, corri un rischio enorme. Sì. Allora dici, no, il mio centravanti titolare invece si chiama Origi. Mm. E dico, è una scommessa. Poi il Milan ha vinto delle scommesse che nessuno di noi pensava di poter vincere. Ma se puoi permetterti di avere un grande centravanti,
rinunciando magari a Leao, che tanto ti chiederebbe la luna, perché poi, per inciso, se io non credo l'offerta a 120 milioni di euro, ma noi sappiamo che il valore dello stipendio di un calciatore è circa un decimo della sua valutazione. Quindi, se il Real prende Leao, gli propone subito almeno 10 milioni di euro. Quindi tu ti troverai, se dici no, a un giocatore che dice: ma io volevo andare a guadagnare molto di più, potevo andare a giocare in una grandissima squadra, rimango qui un po' controvoglia, il giocatore un po' svogliatello. Prendi quei soldi lì, compra un grande centravanti e poi a sinistra metti uno bravino. L'idea che basta Giroud con Origi, secondo me è piuttosto pericolosa per il Milan della prossima stagione. Beh, io ti seguo, Fabio, perché era praticamente quello che dicevo anch'io poco fa. Parti con la coperta cortissima, però se mi dice se che dobbiamo fidarci chiaro, di Origi, Fabio ha ragione, è vero che Origi è una scommessa. Certo, ti devi fidare di però quello che hanno raccolto loro. Però se fa parte da campione d'Italia, quindi appunto devi anche un attimino confermarti, e secondo me il grande colpo in attacco lo dovresti fare. Per me, se prendi un grande esterno destro e decidi, come hai giocato praticamente le ultime partite, di giocare con un centrocampo sostanzialmente a tre, poi il disegnino sulla formazione va bene, ma era un centrocampo a tre perché Krunic è un centrocampista, che sì, con Bennacer e Tonali erano tre centrocampisti. Secondo me comunque ti rinforzi parecchio, perché adesso avere... Però ti chiedo, è una scelta dell'allenatore o è stata una forzatura? Cioè il fatto di non avere il 10 in rosa ha costretto Pioli a giocare così o pensa che sia più equilibrato? Ha costretto, perché quando Brahim Diaz... ma allora dico, in costruzione di una rosa fai ancora rinuncia al 10. Ti sei accorto magari che Leao, avendo qualche libertà in più... Magari allora è una scelta dell'allenatore. Beh, ma è stato bravo, secondo me, Pioli ad adattarsi strada facendo. Pioli, Inzaghi, per esempio, quando manca il Brozovic è andato in tilt. E Pioli, senza il trequartista, ha saputo trovare delle misure diverse. È stato bravo anche in questo Pioli rispetto a Simone Inzaghi, secondo me. E quindi l'anno prossimo, se ormai Origi l'hai già preso, e secondo lui, io sono d'accordo con Fabio, perché io non ho visto tante partite di Origi, quindi non ti so dire se Origi è un fenomeno o se non è un giocatore forte. Certamente giocava poco nel Liverpool, però a Liverpool fatica. Metti che ti arriva un giocatore che esplode, o comunque in Serie A ha un rendimento come ce l'ha avuto Abraham quest'anno nella Roma, hai un ottimo attaccante. So, io mi fiderei degli uomini in mercato del Milan per quello che hanno dimostrato. Poi, se così sulla carta, io sono d'accordo con Fabio. Origi è un punto di domanda per me, perché avrò visto 10 partite nella mia vita di Origi, sinceramente. Vi voglio far vedere in grafica, e qui riparto subito da Fabio, come abbiamo ipotizzato noi il Milan del prossimo anno, con Maignan in porta, Calabria, Tomori, Botman, Theo Hernandez, Bennacer e Tonali in mezzo, poi abbiamo inserito Asensio come grande colpo lì a destra, Renato Sanchez, Leao e Origi davanti. Fabio, ti chiedo, Botman comunque ti costa una trentina di milioni, abbondiamo anche 35, così necessario, considerando la stagione fatta da Kalulu? Cioè, quei 35 milioni magari non sarebbe meglio spenderli poi per il centravanti o per l'esterno di destra? Ma io avevo un grande direttore che si chiamava Giglio Panza, no? Che mi diceva sempre, all'epoca c'era il Panini, ho messo gli occhiali per vedere meglio, no? Dal Manacco Panini, quando il Toro, la Juve compra un giocatore, io vado a vedere le partite, i gol, eccetera. Io sono andato a vedere Origi, che di anni ne ha 27, no? Sì. Lui nel Lille, in Francia, fa 10 partite, un gol, 30 partite, 5 gol, 33 partite, 8 gol. Cioè, non è che si presenta, tu mi dirai, va bene, ma aveva soltanto 21 anni, 22, va bene. Poi va nel Liverpool, 16 partite, 5 gol, 34 partite, che non sono poche, 7 gol. Poi va al Wolfsburg un anno, perché nel Liverpool non comincia il tutto, fa 31 partite, 6 gol. Allora, poi torna al Liverpool e voi dite, ma nel Liverpool sono tutti fenomeni, per cui lui, che evidentemente è bravo, non è un fenomeno, 12 partite, 3 gol, 28 partite, 4 gol, 9 partite, 3 gol, quest'anno un po' meglio, 11 partite, 6 gol. Voglio dire... E poi Fabio, se guardi, so che a te piace guardare anche la nazionale, ha gli stessi numeri anche lì. Sì, 30 partite, 3 gol, qualcosa di... Poi noi abbiamo le partite, magari non abbiamo i minuti, può anche darsi che questo cambi un po'. Però a 27 anni suonati,
Origi non è uno che dici, oh, questo qui, grande centravanti, lo metto lì. Obiezione, ma neanche di Abraham si poteva dire, hai visto Abraham, però Abraham è molto più giovane. Sì. Cioè, essere campioni d'Italia implica anche delle responsabilità, difendere il titolo, qualche investimento. Ecco, partire con centravanti, Origi e Giroud è molto riduttivo. Torno a dire, e così diamo soddisfazione anche a Gianluca Rossi, la narrazione in base alla quale il Milan è ricco e l'Inter ha le pezze al culo non è esattamente così. L'Inter è vero che è messa malissimo, perché Zhang è un disastro, tutta la Suning è crollata, piena di debiti. E infatti la filosofia di Zhang è fare debiti, è indebitato anche l'Inter. Però il fondo americano Elliott non è che viene a mettere i soldi, va a vedere quanto gli sta costando il Milan e a un certo punto decide di vendere, perché di fatto è questo, no? Noi prima ci avevano raccontato che sono arrivati gli sceicchi con questo fondo pieno di soldi e Elliott si faceva un bel guadagno e dava la società a questi arabi che volevano comunque spendere molto, investire molto. Poi questi scompaiono, non si sa perché. Non è che Elliott dice, beh, vado avanti io. No, dice, ce n'è un altro, allora vendo quell'altro lì. Poi vai a vedere cosa ha fatto il Milan cosiddetto risanato. Ha fatto meno 200, meno 100 e quest'anno chiuderà a meno 50 milioni. La previsione del Corriere della Sera è tra i 50 e i 55 milioni di euro. Cioè, il Milan risanato non è. Il Milan deve ancora vendere, deve ancora abbassare dei costi. Però Fabio, scusami, per come dici tu, una squadra che vince il campionato italiano, una squadra che vuole lottare nella prima fascia della Champions League, perdere 50 milioni di euro all'anno è qualcosa di fisiologico. Il Milan quest'anno l'ha fatto vedere, credo, la classifica Iaria sulla Gazzetta dello Sport. È di fisiologico, ma non puoi spiegarlo a fondo. Scusami, quest'anno. Fisiologico per te che fai il tifoso, no. Spiegaglielo al fondo. Il fondo infatti è passato da meno 200. Anche Suning perde meno 100. 100. Quest'anno Suning perde 100. Ma cosa c'entra quello che no, perdi quest'anno? Dico, però, hai venduto per 200 milioni. Amico, stavo dicendo, se mi lasci finire, non sentirti attaccare, non c'è propaganda qua. Ti sto dicendo, perdiamo 100 e infatti ti dicono che ne vendono uno e io ti metto per iscritto che ne vendono due. Bene. Quindi quanti giocatori ha venduto Elliott da quando è arrivato? Zero. Perché ha perso a zero. Lascia stare, però adesso peggio è, vuol dire che non hai saputo venderli. Elliott non è peggio perché hai vinto uno scudetto. Vabbè, allora anche Suning. Allora Suning ha vinto uno scudetto, tre trofei. Cosa vuoi fare? E allora sono state più una finale di Europa League, più un secondo posto. Però sei indebitato per fare tutto questo. Ma chi se ne frega, ma infatti noi tutti siamo indebitati. Ma è una filosofia diversa rispetto a... Vabbè, Fabio, bisogna dire che c'hanno le pezze. Io stavo solo dicendo che secondo me perde, non arriverà mai al pareggio di bilancio Elliott. Ma nessuno può arrivare al pareggio di bilancio. E questo è il punto, però quello che dicono i ragazzi è vero, anche quello dice Claudio, cioè il fondo a un certo punto dice io ho immesso un po' di soldi, adesso voglio recuperarli. Il fondo non è Al Khelaifi che dice certo. Ma cosa vuoi che siano 150 milioni? Ma io ne perdo anche 200, io sono Al Khelaifi, me ne strafrego. Non è Al Maktoum al City. Tutti noi speriamo che il Milan e l'Inter, forse anche la Juve, arrivi l'arabo che dice quanto fa quest'anno 200 milioni? Ecco l'assegno, andiamo pure avanti e compriamo anche quello lì. Allora, la fine del mio discorso, che tu non hai fatto concludere, è questa. C'è un messaggio che è passato e il messaggio è Elliott è molto orgoglioso perché è riuscito a ridurre sempre di più i costi, ma Elliott li vorrà ridurre ancora maggiormente. Il Milan quest'anno non fa un utile di esercizio che farebbe dire a Elliott che bello, mi sfrego le mani e va tutto bene, farà ancora 50 milioni di passivo, ergo non ha nessuna voglia di aumentare i costi, tanto che secondo me Elliott sta pensando di vendere per scaricare sui nuovi eventuali strali dell'ambiente. Cioè io sono Elliott, vendo anche a un prezzo relativamente più basso, rimango
come socio di minoranza, poi ci metti la faccia tu, caro cardinale, e vai a spiegare che hai venduto Leao e hai preso Piripacchio a sinistra. Perché tu a questo punto, anziché mettere 50 milioni, oltre i 500 milioni, 800 milioni che hai dato me, più una parte finanziata dalle banche, chiudi il bilancio magari in attivo. Ecco perché ti dico, secondo me, se il Milan ragiona in questo modo e arriva la grande offerta per Leao, Elliot o chi per esso venderà immediatamente Leao e magari potrà permettersi un centravanti più affidabile, perché se non succede questo, il Milan di spese per chiudere di nuovo meno 50, facendo un mercato, e concludo, in cui se tu non vendi Leao non vendi nessuno, perché se tu non vendi Leao non vendi nessuno, sì, come giustamente rivendicavi tu, caro Stefano, a quel punto lì ti troverai a dover fare quello che puoi, con la prospettiva comunque di vendere ancora, perché senza il cosiddetto player trading tu non riuscirai mai a chiudere un bilancio inattivo. E perché non chiuderai mai un bilancio inattivo? Perché ti chiami Milan e i tifosi del Milan, se non gli compri un centravanti bravo, dopo un po' si incazzano. Aggiungo tutto un'altra questo cosa. Questo tipo di ragionamento porta al fatto che, secondo me, Elliot, noi speravamo che vendesse agli arabi che avevano voglia di spendere soldi, lo passa invece, pare, a un fondo molto più ancora aggressivo nel cercare di riportare i conti in ordine rispetto allo stesso Elliot. E questo temo possa essere il vero rischio del Milan. Però posso dire una cosa, aspetta, Fabio? Aspetta, Gianluca, vado aggiungo da Claudio. Solo poi una cosa, nel senso che l'ulteriore passo di questo ragionamento è che se non vendi Leao quest'anno e in più non gli adegui il contratto perché non vuoi portare gli stipendi a quelle cifre folli, lo perdi ancora a zero. Però l'errore, sì, scusa, posso dire, l'errore comunque, adesso dico una cosa, scusami, tu ti saresti mai aspettato, adesso è tutto da vedere, che si profilasse veramente un'asta inglese per Bastoni? Tu ti saresti mai aspettato che magari dopo domani Perisic, cosa che dico da mesi, conoscendo un po' la famiglia, va magari in Inghilterra al Chelsea, ma chi se ne frega, anche se non mi ascolta non è quello il problema, purtroppo lo sapevo da tempo che c'è questo rischio. Io dico, il Milan non ha solo Leao, cioè un po' di tempo fa si era parlato, sì, però, vabbè, 50 milioni per Benassari, mi ricordo per una settimana abbiamo detto 50 milioni per... Magari ci sono, come fa Ausilio, che è un maestro, tic-tac-tac-tac, estimatori reali. No, dico... Calabria, cioè magari ti arrivano delle offerte per gente che tu non conosci, no? Secondo voi il Milan è una squadra che ha bisogno di rinforzarsi? È una squadra che deve vendere, anche come esattamente come non ti rinforzi. allora abbiamo appena detto. Allora, ti il serve Milan una punta è al quinto posto milioni come spese in questa stagione. È arrivato al primo posto. Sì. Può cercare al sedicesimo come tipo brand. Che il Milan l'anno prossimo vincerà la Champions League. Al sedicesimo come sviluppo, sì, del brand, no? Va bene, non lo so, il brand, quando non vinci si guarda il brand, quando vinci no, guarda si il guarda campo. Sempre, vabbè, perché guarda, le proprietà guardano sempre i soldi, sì, quindi purtroppo. Però io non dico che il Milan l'anno prossimo vincerà la Champions, non glielo chiedono neanche proprio i tifosi, infatti. Però se mantiene questa squadra, che è arrivata prima... E allora mantieni questa. Con cui ci fai la birra però. Come? Deve arrivare il primo campionato, ci fai la birra, ha fatto molti più soldi l'Inter che è arrivata agli ottavi di Champions League con Liverpool. Sai, cioè, gli introiti che ha avuto l'Inter dalla stagione sportiva, inclusa la finale di Coppa Italia e la vittoria della Supercoppa, sono stati estremamente superiori a quelli del Milan. Tu, sì, arrivi al primo campionato, porti a casa 20 milioni di euro. No, scusa, 33,8 al primo da Lega e 26,8 al secondo, sono 8 milioni di euro. Ma sono andato agli ottavi? Sì, sono andato agli ottavi. Gli ottavi 68 milioni. Secondo me, la squadra che abbiamo visto prima in grafica è più forte di quella di questa stagione, può arrivare agli ottavi. Fermare tutti, intanto vedo che si è aggiunto a noi anche Matteo Caronni, lo saluto al volissimo. Ci sono, vi dico, delle novità che ci scrive Schira proprio su Zlatan Ibrahimovic, dobbiamo parlare anche di Inter e di Juventus. Torniamo con Tanto Mercato tra poco. Rieccoci in diretta. Vi dicevo, ci sono dei dettagli che riguardano il futuro di Zlatan Ibrahimovic, arrivano da Nicolò Schira che ci conferma, tornerà a gennaio Ibra, si è operato subito per rientrare subito dopo il mondiale e poi ci dice anche ha già l'accordo con Maldini per fare un altro anno di contratto. Che cosa cambia però? Particolare non da poco, dettaglio non da poco. Lo stipendio di Zlatan Ibrahimovic passerà da 7 milioni a 2 milioni e mezzo. Beh, ci sta.
e 2,5 sono anche tanti. 2,5 per fare mezza stagione. Non ci credo stagione, neanche se lo vedo, però come. Può essere. Tu ci credi? No, ci credo. Sì? Sì, per fare di Schira mi fido, anni. Quindi... nella sua testa Ibra pensa, vabbè, posso no, scendere a 5. L'idea di Maldini. E quindi... gioco mezza stagione va bene 2,5. No, ma quella di 2,5 sarà l'idea di l'anno Maldini. L'anno dopo ne chiederà 5. Ma è l'idea di l'anno Ibra. L'anno dopo a 43. Quando fa la stagione intera ne chiede 5. Però scusa, lui il contratto glielo devi far subito, no? Ma sì, glielo fa, sì, glielo fai, sì, firmi un anno a 2,5, sì. Esatto, cioè mezza stagione. Non lo so, oh, magari avete ragione voi, io non ci credo. Volevo però chiudere il capitolo Milan Conta perché mia. Dobbiamo parlare di Inter, caro Gianluca, perché ieri c'è stato questo lungo incontro, durato 5 ore, c'era Zhang, c'era la dirigenza al completo, c'era Simone Inzaghi, sì, avete pianificato il futuro? Ah no, io non lavoro all'Inter, 5 ore in realtà sì, soprattutto preciso. Per fare le foto con Inter, con media Inter, avevo visto... Quindi sono state 4 ore di foto ore e selfie. Backstage. Quattro ore di backstage per registrare. Bello, no? Comunque ha realizzato bene. Insomma, quello che è successo è che si è fatto in modo di conoscere anche Onana, che con Handanovic, volevo tranquillizzare tutti, difenderà la porta dell'Inter l'anno prossimo. Da secondo. Foto di Rito. Onana parte secondo, poi vedremo. Foto di Rito, naturalmente, vaccine, eccetera, le foto con la Coppa e poi questi 5 minuti e 40. Devo dire in un inglese si vede che ha fatto la University of Pennsylvania, molto chiaro, molto polite, molto bello, in cui io gli devo dire mi hanno colpito essenzialmente due cose. Vabbè, una è la solita bugia, ma lo capisco, che racconta da sempre, se non altro non abbiamo avuto queste stupidaggini propagandistiche dell'inizio, schiacceremo tutti, anche perché adesso 6 giugno sono 6 anni. No, in breve non mi sembra che fosse un testamento, se devo essere sincero, cioè mi sembra uno che come se nulla... proprio va avanti come se nulla fosse, poi il giorno che ci sarà, come c'è stata al Milan la due diligence, devo dire che mi ha scoraggiato un po' sta cosa degli arabi del Milan, perché al di là dei mitomani nostri che mettono in giro, hai capito, da Inter, Spacca, Aramco, eccetera, se al Milan hanno veramente messo il naso nei conti e poi non si capisce perché, però a un certo punto una data in porto non è una buona cosa. No, per farla breve, lui dice la solita bugia, dice il risultato sportivo viene prima di quello finanziario, non è vero. Logicamente il risultato finanziario. Però più volte ha detto l'obiettivo sì. Del prossimo anno allora, è comunque. Sono 6 anni che lo ascolto, 3 cd. Non è arrivare tra le prime 4 e allora, vincere. Ti dico la mia idea, poi tu dici la tua. Secondo me il risultato finanziario qua viene prima di quello sportivo, è bene che i tifosi lo sappiano. Secondo me le cessioni saranno esattamente come l'anno scorso: due, una immediata e una sorpresa quando meno te lo aspetti, che ti resti strozzato lì, che è un classico loro. E poi mi ha fatto abbastanza ridere quando ha detto no, ma Inzaghi è uno che mi dà serenità. Te credo, venendo da Conte, che non ti dava serenità neanche, voglio dire, quando andava a dormire. Il problema è che sono convinto che la serenità sia una cosa importante nelle squadre di calcio, però quell'altro ha vinto campionato e questo, che mi auguro resti 5 anni, no. Però la cosa più importante non mi sembra che dobbiamo ripartire con... Pifa, Ramco, terapiatisti, mitomani e due diligence fatte, hai capito, dallo youtuber. Però scusate, a questo punto, sembra... cioè, stiamo dicendo che l'Inter comunque si ritroverà nella stessa situazione dell'anno scorso, quindi via sì. Potenzialmente due big. Il Milan, ok, campione d'Italia, avevamo questo grande punto di domanda sulla nuova proprietà. A questo punto Matteo, che è lì, che da 10 minuti che ci ascolta, con la sua Juventus è l'unica squadra che in questo momento può sì. Solo spendere si sì. Prende Pogba, Milinkovic, sì. Savic, Di Maria, sì. Il difensore è così, però, e ripristiniamo le gerarchie della Serie capisco A capisco che non voglio fare scuola, non faccio letteratura, ma lo dico da mesi che questi due anni torniamo alla monotonia. Purtroppo c'è il grave se non, a meno che non sbaglino tutto come io mi auguro che risbaglino tutti gli acquisti mm-hmm. Eccetera. Però che siamo alla vigilia di un altro possibile ciclo Juve a livello finanziario mi sembra, cioè io me lo aspetto, poi se non sarà così meglio. Matteo? No, allora che non farei mai cambio con la mia proprietà con quella degli altri, ok, però il calcio non è matematica e non è così banale nel dire allora io prendo il tizio Caio Sempronio e da domani vinco altre 9 scudette di fila. La Juve ha tanto da fare per ricolmare il gap, perché ha sbagliato per 2-3 anni e quindi non voglio dire che per tornare a quei livelli servono altri 2-3 anni, però di sicuro non basta una sessione di mercato e pronti via, vedi la Juve vincere sempre, no, cioè secondo me ci sarà
da faticare, e il Milan e l'Inter secondo me partiranno perlomeno sulla carta avanti alla Juventus. Poi vediamo, poi io spero di no. Fabio, invece, sulle parole di Zhang, tu segui la linea di Gianluca, nel senso Zhang ci ha detto vogliamo anche continuare a essere competitivi, ci ha fatto capire che la cessione sarà solo una, però Gianluca dice di aspettarsi anche la seconda sorpresa, così come è stato lo scorso anno. Preferisco aspettarmela. Ma io credo che Conte abbia fatto un enorme regalo a Inzaghi e ai dirigenti dell'Inter, e un enorme dispetto ai tifosi dell'Inter. Cioè lui se n'è andato via dall'Inter sostenendo che questa era una squadra finita, che la società era un disastro, che lui non era disponibile a lavorare in una situazione di questo genere così deteriorata. Conte ha detto le peggio cose dell'Inter, ha detto che i dirigenti erano degli incapaci, ve lo ricordate? Sostanzialmente, no, poi lo faceva sapere anche attraverso i suoi amici giornalisti. Poi ha detto che il presidente non aveva soldi, cosa che dice regolarmente di tutti i presidenti doveva giocare, buon ultimo esatto. Anche al Tottenham. Per lui anche la IFI, secondo me, è tirchio per lui. Esatto. Perché lui ha fatto un enorme regalo? Perché l'anno scorso, di questi tempi, ha spacciato l'Inter come una squadra in disarmo, in rovina. E, nascondendo, perché gli faceva comodo, che invece l'Inter aveva delle enormi risorse, anche con la cessione di Lukaku e di Hakimi, perché aveva dei grandi dirigenti, che lui invece aveva sempre un po' spernacchiato. Allora, l'Inter, l'abbiamo capito adesso, a fine stagione, era la squadra più forte di tutte. L'abbiamo capito tardi, ma lo era già a settembre dell'anno scorso. Solo che Conte ci aveva talmente convinti che era una squadra ormai ridotta al lumicino, che ci siamo sorpresi per i risultati raggiunti. Perché faccio questa premessa? Perché secondo me l'Inter, anche con un sacrificio barra due e con dei dirigenti capaci come sono quelli dell'Inter, e l'Inter in questo ha superato la Juventus, che si è fatta superare anche dal Milan, caro Matteo Caronni. Perché noi abbiamo visto le ultime due o tre campagne acquisti della Juventus che sono state una peggio dell'altra, e mi ricordo quando qualche anno fa dicevamo le stesse cose delle campagne acquisti del Milan o dell'Inter, con una differenza, che il Milan ha avuto la furbizia di rivolgersi per esempio a questo Moncada, di cui tutti eravamo un po' perplessi, no? Giovane, 36-37 anni, però considerato uno scoutista straordinario, uno che il Milan ha preso con un curriculum notevole. L'Inter ha preso, aveva in casa un grandissimo direttore sportivo, Ausilio, ha preso un grandissimo direttore generale. E alla fine, in questi due anni, Inter e Milan, spendendo infinitamente meno della Juventus, sono diventate molto più forti. Questo è il vero rischio della Juve, perché io ti auguro che venga cambiato il trend, anche se voi continuate sempre a prendere in un ruolo chiave il vice del vice. No? Avevate Marotta, avete preso il vice di Marotta, Paratici, che è andato male. È andato male Paratici, avete preso il vice di Paratici, Cherubini, che ha fatto le prime operazioni dello scorso anno, che si chiamano Kenny Locatelli, soldi in contanti finiti malissimo. Allora io vi auguro, spendendo tutti i soldi che spenderete, di finalmente azzeccare di nuovo gli acquisti, perché sono anni che non ve li vedo più azzeccare. Mi devo fermare per la pubblicità, non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa al volo sull'Inter, perché altrimenti al rientro dobbiamo parlare di Juventus, perché ci sono delle novità che riguardano De Ligt, ma allo stesso tempo potrebbero esserci delle inaspettate anche novità di mercato, parlo però di asse Torino-Napoli, torniamo tra poco. Rieccoci in diretta, parliamo anche di Juventus. Accantoniamo per un attimo il discorso Pogba e Di Maria, poi apriamo il capitolo dedicato a loro. Matteo, ti chiedo di De Ligt, perché sembrerebbe pronto a rinnovare, c'è da capire il discorso clausola, perché il giocatore vorrebbe una clausola più bassa rispetto a quella che attualmente prevede il suo contratto, è così? Sì, non credo che sia uno scoglio insormontabile, nel senso che lui vorrebbe avere una clausola intorno ai 70-80. Secondo me anche oggi arrivassero 70-80 milioni, la Juventus probabilmente accetterebbe. Quindi non penso che sia un grosso problema. Il vero problema è aggiungere 2 anni di contratto all'attuale, che scadrebbe nel 2024, e senza nessun tipo di aumento. E ovviamente lui non si è guadagnato sul campo l'aumento, anzi,
quindi non ha dimostrato di valere gli 8 più 4 di bonus che guadagna. Però sai benissimo che quando c'è un rinnovo, poi le parti provano sempre, perlomeno il giocatore, ad aumentare e chiedere un aumento. Quindi secondo me si giocherà molto con i bonus. Di quei 4 attuali si cercherà di rendere più facilmente raggiungibili tutti i bonus. Ma è evidente che la Juventus dice: se non lo vendo quest'anno, lo vendo l'anno prossimo. Ecco, vuoi allungare il contratto per non venderlo in scadenza e quindi doverlo svendere. Però che De Ligt debba essere venduto nel medio-lungo periodo mi sembra abbastanza evidente. Ecco. Ma secondo te è fattibile Koulibaly alla Juve? Per me no. Vi aggiungo una cosa. De Laurentiis ha proposto il rinnovo a Koulibaly, ma a cifre dimezzate. Questo è quello che ci dice il Corriere dello Sport. Gli ha proposto 4 anni a non più di 3 milioni. Sì, che è come dire vattene, sostanzialmente. È un perfetto stile De Laurentiis. Io non credo che lo venderà la Juventus. Chiaro, dovesse accettare una cifra congrua per uno che è del 91, qui se sbaglia 31 anni, Koulibaly, insomma, se non ti arrivano altre offerte lo perdi a zero però. Però sai che lui ha già dimostrato di prendersi il rischio, quindi non mi stupirei se decidesse di andare fino in fondo. Si parla molto anche di Barcellona, mi sembra una pista molto più probabile e possibile, però che sarebbe l'uomo perfetto per la Juve non c'è dubbio, però non avrebbe senso svelarsi per un 31enne, ecco, questo mai. Fabio, su Koulibaly? Ma io credo che tutti noi dobbiamo prendere esempio da De Laurentiis e da Lotito, in realtà lo stanno facendo tutti tranne la Juventus per ragioni dinastiche, diciamo così, no? Cioè oddio, il Milan e l'Inter sono diventate la Lazio della situazione, un po' più in grande. Cioè sono club che improvvisamente dicono: qui dobbiamo avere i conti non solo in ordine, dobbiamo fare almeno il pareggio di bilancio se non un leggero attivo. E si può fare lavorando bene. La Lazio, per esempio, guardavo la classifica, possiamo anche farla vedere, che ha fatto la Gazzetta oggi, no? Tra i costi, gli ammortamenti, quanto sono costate le squadre. E voglio dire, la Lazio in tutti questi anni è riuscita a vendere al momento giusto i giocatori, quando li aveva valorizzati, a trovarne altri, aveva un bravo direttore sportivo, e De Laurentiis stesso a un certo punto dice Koulibaly: senti, se vuoi ti do la metà, se no ti vendo. Ma l'obiettivo è fatturare o vincere? No, l'obiettivo è esistere. L'obiettivo, se vedi, tutti, se tu dici: io sono un fondo o sono un cinese che da questo momento non può più permettersi di mettere soldi nel club, dici automaticamente al club: oltre un certo livello non si paga, certo, e se c'è una buona opportunità vendiamo e cerchiamo di sostituire con uno che costa di meno. Cioè, in questo senso è evidente che se tu non vendi Leao gli devi dare 7 milioni e mezzo e il tuo conto economico esplode, no? Perché aumenti tutti i... Oppure fai player trading, come si è costretta a fare l'Inter negli ultimi 2 anni. Vendo uno bravo però, e prendo soldi così. La Lazio vende quelli bravi e prende soldi così. Il Napoli, storicamente, pensa a Higuain. Adesso, in questo però momento storico, o sei la famiglia Agnelli, che per tante ragioni di tradizione dice: va bene, quanto fa 400 milioni di aumento di capitale sociale? Vabbè, sono qui. Oppure, se ragioni come un fondo, devi alla fine fare il ragionamento che sta facendo De Laurentiis e Lotito da tanti anni. Tu pensa, e chiudo, che la Lazio ha fatto molto meglio come gestione economica della Roma ed è arrivato davanti alla Roma. E però Fabio, non hanno obbligo di vincere. Ma io ma non hanno obbligo di vincere, io ho capito, l'udinese. Cioè, a parte che stasera ma l'obbligo per un è rilevante, come ti sta dicendo Zhang e come sta dicendo Elliot, questa gente qui dice: a me dell'obbligo di vincere non me ne frega niente, se spendo 100 devo incassare 100, quello che dicono da mesi. 200, certo, non va bene, quindi cambio. Però Fabio, la differenza è, io non voglio fare il milanista, però la differenza però la differenza è che rispetto a Lotito, rispetto a De Laurentiis, rispetto a Zhang, il Milan ha vinto.
Cioè il Milan ha fatto tutto questo vincendo. Non era l'obiettivo vincere. Ho capito, ma l'obiettivo del Milan era arrivare tra i primi quattro, poi è andata bene. L'anno prossimo, se andrà male, arriverà ai quarto e loro saranno contenti uguale, sì, perché non vogliono arrivare più di una certa cifra. Ma infatti è un danno per tutti, cioè da un certo punto di vista, spiego, cioè i procuratori, questa gente, ma per lo stesso Marotta che a un certo punto Zhang Jindong che compare come un'ombra cinese ogni mese, quest'anno gli potrà anche dire: scusa Beppe, tu mi continui a chiedere soldi per riportare la squadra, eccetera, ma hai davanti agli occhi nella tua città la dimostrazione. Ma infatti è un bel esempio, è stato citato in Inghilterra come esempio. Ma è un caso, anche il Verona 84-85. Voi siete cresciuti, io sono invecchiato. Il problema è episodico. Quando Moratti e Berlusconi non vincevano, si incazzavano, dicevano: perché non ho vinto? Cosa devo fare per vincere? Chi devo comprare? Esatto. E arrivavano i vari direttori sportivi, esatto, come diceva Gianluca Rossi. Esatto. Dopodiché dicevano: certo, ci stiamo indebitando, certo, c'è un miliardo, va bene, dai, in qualche modo faremo. Sì, esatto. Oggi le proprietà di Inter e Milan non ti dicono perché non ho vinto, ti dicono: come va il bilancio? Esatto. Siamo riusciti ad appianare i debiti? Sì, no, se non siamo riusciti a vendere ancora, arriveremo terzi, pace. Sì, l'importante è stare in quella soglia lì, il dramma, io continuo a spiegare da più giorni, ma il problema è stare in quella soglia lì del quarto posto, il problema è che ai laziali... Agnelli invece si sente un cretino se non vince, Agnelli è ancora nel mood moraziano-berlusconiano. Ma l'obiettivo di Milan-Inter è vendere. L'obiettivo di Milan-Inter è vendere i loro club, perché dei proprietari dei club che hanno non gliene frega niente. La Juve non ha l'obiettivo di vendere, la Juve ti dice: i soldi li faccio andando in Champions e qualificandomi magari agli ottavi e ai quarti, non solo con player trading o abbassando gli ingaggi, perché altrimenti faccio l'Udinese. Sono obiettivi diversi, va benissimo. Però andiamo a spiegare al tifoso dell'Inter e del Milan, oddio, secondo me stasera se la Roma vince, voi la definite sempre una coppetta, ma in quella città là, gliela menano poi a quegli altri per 20 anni, cioè nel senso che giustamente. Ma glielo spiegare a quelli della Lazio. Tu frequenti troppo Vaccaro. No, Fabio, non è che frequento Vaccaro, è che un romanista che non vede una Coppa Europea probabilmente non era nato, non era neanche nato, perché dobbiamo tornare alla Coppa delle Fiere, quelle robe lì, Fabio, dobbiamo tornare alla Coppa delle Fiere o alla finale con Liverpool a Roma, errori di Falcao e Graziani. Se vuoi alla semifinale di Di Francesco, ma per vedere qualcosa di internazionale anche al livello più basso, a Roma devi tornare a 50 anni fa. Sono d'accordo con te, la mia ultima speranza per prendere in giro Vaccaro è che perda, perché se perde stasera lo posso spogliare. No, ma lui poi per colpa tua userà l'argomento che gli hai dato tu, infatti tu hai fatto un errore, perché io sono dell'idea che qualsiasi cosa va in Albo d'Oro è importante. Perché se lui perde stasera dirà: ma tanto ragazzi, sai, con i suoi occhiali così comincerà. L'ha detto anche Ravezzani, cosa volete? È una coppa che non conta niente, una coppa che non conta. Cioè, perché poi dirà così. E no, invece non va. Dirà così. Io stasera voglio vedere solo Vaccaro. Dirà così. Guarda, non vedo l'ora. Tra l'altro a Tirana c'è una situazione di ora in ora devastante. Ne parlavamo anche non stamattina. Non sto neanche a leggervi quello che sta succedendo. Perché... Bollettini di guerra. No, ma è una roba fuori dal mondo, cioè. Queste cose ti fanno pensare che era meglio quando non si poteva andare negli stadi. Adesso ho detto una cosa gravissima, no, però. Dai. Beh, ragazzi, però ogni volta ma è normale. No, beh, certo, ti cascano le braccia a pensare che abbiamo aspettato 2 anni per rivedere il pubblico, e il pubblico è questa roba qua. Cioè, adesso. Gente, no, scusa, adesso gente che prende a schiaffi tifosi, Milan, Lazio, Stewart, Pioli che gli fregano la medaglia e questa specie siamo in chiusura, ne continuiamo a parlare tra pochissimo su Top Calcio 24. Ricordo ai nostri telespettatori che tra pochissimo ci sarà anche dalle 16:30 la diretta di mercato su Twitch. Chi è su YouTube può seguirla tramite il link che noi inviamo nella chat di YouTube. Saluto tutti, un grazie a tutti, a tra poco.